M come Molise, M come meraviglioso, meraviglioso Molise. Vi prego, nel guardare queste immagini del torrente di Sepino, incontrata a Castelvecchio Tappone, di guardare la loro forza vitale, naturale, lasciate da parte i vari discorsi legati al turismo, al lavoro e ai tanti tanti altri argomenti che si potrebbero e possono fare per regalare anche ad altre persone queste nostre bellezze e, perché no, di poterlo sfruttare anche a fini turistici. Lo scopo che mi prefigo nel mostrarvi queste immagini è solo quello di offrirvi uno spettacolo naturale che non sempre si riesce a vedere e che non sempre si sa essere anche qui in Molise. Questo è un luogo molisano, una meraviglia della natura, e qui l'uomo riesce a vincere una sua eterna battaglia con se stesso. Qui, al contatto con questa natura, si può vincere il tempo, perché qui non si guarda l'orologio, non si vede e non si sente il tempo. Si è rapiti, si riesce ad entrare in estasi nell'ascoltare il rumore dell'acqua che ora con impeto sbatte sulle rocce, ora dolcemente sfiora macigni enormi, salta da una roccia all'altra e crea sensazioni, regala emozioni che è difficile, se non impossibile, trasmettere con il semplice racconto. Sono emozioni e sensazioni che vanno vissute in loco. Un piccolo sacrificio per arrivare in questi luoghi, riesci a sentirti parte di essi, riesci a non pensare, ad estranearti, a sentirti parte di questo spettacolo così naturale e così spettacolare. Non venire qui se non sei predisposto ad accettare una realtà non fatta di numeri o pensieri roboanti. Qui puoi venire solo se riesci a sentirti e a vederti come parte di una natura che sa regolare il tempo, che sa prenderti, avvolgerti e far conoscere i mille segreti che si racchiudono in mille gocce d'acqua. Località di Sepino, ancora consegnata alla natura stessa, località non segrete, ma non sfruttate, e in questo essere ancora non trasformate, nel senso che la natura non è stata ancora soggiogata ai mutamenti fatti dall'uomo, in questo non essere coinvolto in un consumismo irrazionale e sfrenato, qui nasce una musica fatta di rumori, di schizzi d'acqua e di silenzi, di acque calme che si distendono in piccoli tratti, di macigni, pietre, ancora pietre levicate, incatenate tra di loro dalla furia di un torrente che d'inverno qui sicuramente farà paura.
la natura. Quando la si sa prendere generosa, sa prenderti nel profondo e consegnare una parte di te, della tua vita, all'immortalità. Ti sa portare lì, dove il tempo è fermo, lì dove non sai da che parte guardare, per non emozionarti, per non essere preso dalla bellezza che deriva dalla semplicità della natura stessa. Ecco, questo c'è Molise. Questo è meravigliosamente Molise. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo. Thank you.